cammino prima di andare avanti con la squadra, perché abbiamo un paio di corridori che non sono al meglio, per cui preferiamo aspettare un attimino e riuscire a chiudere bene i buchi sul finale, perché non succedono sorprese come sono successe a Cuneo l'altro giorno. Ringraziamo Miozzo, a te De Zan. Mi sembra giustissima l'analisi di Miozzo, sia al Giro del Friuli che l'altro giorno alla Ballan. Ha tirato a fondo per lanciare lo sprint di Andrea Leoni, che ha sì ottenuto un ottimo piazzamento, ma non la vittoria. Un primo e 5 secondi il vantaggio dei due battistrada, la media 40.499. Allora, siamo ormai all'ultimo giro, i due comunque si stanno rialzando, visto che ormai il loro tentativo sta per concludersi. Ricordiamo che dopo Forte dei Marmi i corridori supereranno Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio e poi dall'altra parte Pietrasanta, Ripa di Seravezza. Allora i velocisti: Cipollini per la Saeco, Minali e Baldato per la Riso Scotti, Leoni per la Ballan, Martinello e Guidi per la Polti, Magnusson per Amore Vita, Wust per la Festina, Edo per la Kelme, Bly Levels per la TVM e Strazzer per la Cantina Tollo. Allora, attenzione, per la prima volta al mondo entra in funzione la microcamera. Microcamera che è stata posta sulla bici di Armin Meyer, un fatto storico. Sì, è veramente qualcosa di incredibile. Fino a pochi mesi fa sembrava impensabile, vedete, proprio Armin Meyer col numero 76, compagno di squadra di Zülle. È una tecnica veramente senza precedenti, perché sono riusciti a ridurre il peso a 250 grammi. Non è tanto il peso della microcamera, che quello sono pochi grammi, ma tutte le batterie, tutto il meccanismo per mandare il segnale, perché bisogna mandare un segnale all'elicottero e quindi mentre quello che vedete, quel quadratino bianco, è il ricevitore. C'è un elicottero che capta il segnale da questo ricevitore. Cerchiamo di far capire: il corridore che ha la microcamera è Armin Meyer della Festina, il suo numero di gara è il 76, eccolo qua inquadrato. Quindi una microcamera di soli 250 grammi, è la prima volta, esordio mondiale della microcamera in una corsa ciclistica. Due gli atleti ai quali è stata consegnata questa microcamera, vale dire Mario Scirea della Saeco e Armin Meyer della Festina, microcamera inventata da Franco Mazzon. Sono parecchi, ecco vedete proprio Scirea con anche lui con numero 9, con quel quadrettino bianco, il ricevitore. L'apparato più pesante è posto nel secondo porta borracce, quello che è installato sul tubo piantone. Lì c'è il peso maggiore, sono 2 etti circa, poi la microcamera invece è installata sul manubrio che guarda naturalmente in avanti. Ci sono varie possibilità, varie soluzioni, quest'oggi è stata pensata di metterla nel manubrio. Naturalmente è oggi la prima volta che va in onda che vanno in onda le immagini della microcamera, però il lavoro era già iniziato alla Tirreno Adriatico. Siccome tu sei stato il primo ad andare a scegliere i corridori, a studiare dove mettere questa microcamera, vuoi un po' fare la microcamera story mentre vediamo ancora i due battistrada? Sì, bisogna innanzitutto ringraziare Franco Mazzoni, ideatore, quello che ha portato avanti questo progetto. Abbiamo cominciato quest'inverno a sistemarle, detto intanto proprio abbiamo visto questa microcamera. Abbiamo cominciato quest'inverno, si pensava inizialmente a un peso di 1 chilo, poi Mazzoni è riuscito a ridurlo addirittura 250 grammi. È stato difficile, però dobbiamo innanzitutto ringraziare corridori come De Beni della Riso Scotti, come Trenti e Valotti della Cantina Tollo Lexi Alluminio, come Scirea e Fornaciari della Saeco Candel. Loro sono stati quelli che l'hanno sperimentata. Eccola lì la microcamera, il numero 9, quello di Scirea. È stata una scelta mirata, in quanto che Scirea, intanto i due battistrada ormai si rialzano, si voltano, il gruppo li riprende. Una scelta mirata perché Scirea sarà uno di quelli che piloterà lo sprint di Cipollini. E Meyer, starà al fianco di Alex Zülle. E naturalmente bisogna ringraziare anche tutta la struttura tecnica della RAI, che senza il loro apporto non sarebbe stato possibile questo. Intanto vedete proprio quando ci sono queste oscillazioni, vuol dire che il corridore si alza sui pedali.
qui abbiamo proprio la possibilità, si entra nel gruppo, si vede proprio il contatto, vedete proprio i pochi millimetri che ci sono da un manubrio all'altro ed è veramente fantastico, immagini che non si erano mai viste prima, perché il problema era proprio dare queste immagini in diretta. E questi sono stati tutti questi aggiustamenti, questa cosa è stata data proprio dalle sperimentazioni di questi atleti che hanno provato, senza andare in onda naturalmente, nelle corse, nelle gare precedenti. Fra l'altro bisogna ringraziare anche un gruppo di ciclomatori di Lucca, sono stati i primi ad adottarle. Io un giorno andai proprio a Lucca, grazie anche al dottor Cecchini, riuscì a organizzare questo gruppetto e riuscimmo ad avere la prima vera sperimentazione, da lì poi siamo andati alle corse con la Tirreno Adriatico Giro del Trentino. Quindi grazie alla microcamera che oggi Rai Sport diretta da Fabrizio Maffei manda per la prima volta al mondo in onda, potremo vivere la corsa non solo con le telecamere mobili poste sulle motociclette e quella sull'elicottero, ma potremo essere proprio nella corsa per poter vedere scatti, fughe, attacchi e quella che Bruno Raschi chiamava la lunga preparazione per una coltellata, vale a dire lo sprint. Sì, comunque questa idea è nata principalmente da Sandro Fioravanti, giornalista di Rai Sport, che ha creduto fin dai primi momenti a questo fantaciclismo, diciamo così, e ha avuto ragione, perché grazie alla Rai, grazie a Mazzoni siamo riusciti ad avere proprio questo. Non saprete proprio immaginare la fatica, la difficoltà per arrivare a questo momento, e difatti oggi c'è un'emozione da Giovanni Bruno, a Sandro Fioravanti, a me stesso, perché è una cosa nata proprio dalla voglia di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente interessante, e oggi la Rai c'è riuscita. E sei particolarmente emozionato, sei emozionato tu, sono emozionati sul pullman, mentre ecco che la Caldirola Longoni Sport incomincia a tirare a fondo. In questa squadra c'è Faustini. Faustini era passato al professionismo non proprio giovanissimo, aveva addirittura smesso di correre, poi ha ripreso e l'anno scorso però ha avuto un'annata particolarmente sfortunata. Adesso vediamo che la squadra sta lavorando a fondo e passiamo a Gianni Cerquetti. Aspetta. Sì, sì, ok. E ritorniamo in cronaca diretta, gruppo compatto, mentre con il numero 161 vedete appunto Stefano Faustini, mentre ha forato Casarotto che l'anno scorso aveva fatto ottime cose nel periodo delle grandi classiche di inizio di stagione. C'è stato già un ritiro. Sì, c'è stato un ritiro, Rossato giunto fuori tempo massimo nella prima tappa, è stato male, ha avuto problemi intestinali ed è arrivato con 30 minuti e purtroppo per lui fuori tempo massimo. Nel primo break, per quanto concerne la classifica generale, ci eravamo fermati al decimo, vale a dire a Forconi, adesso abbiamo un po' più di tempo, diamo un'occhiata anche a quelli che sicuramente faranno parte dell'elite di questo Giro d'Italia, vale a dire Enrico Zaina, che in classifica generale ha un ritardo di 22 secondi, 23 per Pavel Tonkol, 23 secondi di ritardo per Gianni Bugno, Guerini terzo l'anno scorso, 24 secondi, 29 secondi di ritardo di Rebellin e di 30 secondi ancora quello di Serpellini, poi Ivan Gotti a 31 secondi di ritardo, Nicola Micheli che l'anno scorso fu quarto, 32-33 secondi di ritardo per Stefano Garzelli, altra rivelazione del giro dell'anno scorso, mentre Marco Pantani a 39 secondi di ritardo, 45 secondi per Claudio Chiappucci. Ecco, il gruppo sta andando adesso a ranghi compatti sulle strade della Versilia. Sentiamo da Bulbarelli cosa sta succedendo in coda. Continuo gioco delle borracce, nel senso che alcuni corridori si sacrificano, vanno a prendere 5 o 6 borracce dall'ammiraglio e pian piano risalgono il gruppo per consegnarle ai compagni che invece rimangono alla testa del gruppo, appunto. Poco fa Ochoa e Gutierrez, atleti della Kelme, si sono riempiti di borracce e le hanno portate a Edo, che naturalmente nelle posizioni d'avanguardia, Edo lo vedremo oggi tra i protagonisti, a Tede Zan. Mentre vediamo la maglia rosa di Zulle che ha schierato avanti tutti i suoi uomini, vogliamo un po'
riepilogare qual è le possibilità, quali sono le possibilità degli atleti per il rifornimento acqua e cibo. Sì, possono andare a prendere rifornimenti dopo 50 km e fino a 20 km dalla conclusione, quindi adesso stanno andando a prendere le ultime borracce per avere acqua fino al traguardo. Dopo il cartello che indica 20 km non è più possibile prendere nessuna cosa dalla macchina. Gruppo compatto è la terza tappa del Giro d'Italia, intanto il regista Tommasetti ci ha mandato queste note. Forte dei Marmi, fortezza del 1788, edificata dal Granduca Leopoldo. Viareggio, Torre Matilde, risale al 1534, i resti del forte, e a Pietrasanta c'è come star il colombiano Botero. Non è parente di quello che corre, Botero è il più grande pittore colombiano, quello delle ciccione dei ciccioni, tanto per intendersi. Botero è cittadino onorario di Pietrasanta e ricordiamo che su queste strade il 5 agosto si correrà il Gran Premio di Camaiore. Abbiamo citato le varie classifiche generali, riusciranno i vari Miceli, Guerini e Garzelli a ripetere l'exploit dell'anno scorso? Dipende anche dai loro capitani. Garzelli, non dimentichiamo che ha come capitano Pantani, una Mercatone 1 Bianchi a completa disposizione di Marco Pantani, che sembra stia attraversando un ottimo momento, una buona condizione di forma, e Garzelli dovrà stare al suo fianco. È un ottimo scalatore, l'anno scorso al Giro d'Italia ha dimostrato di andare veramente forte al suo primo anno da professionista, quest'anno potrebbe essere una pendina fondamentale. Non potrà fare la corsa per sé, ma dovrà soprattutto guardare a Marco Pantani. Anche Guerini ha come compagni di squadra Leblanc e Davide Rebellin, anche se non essendo dei favoriti proprio principali ma degli outsider, potrebbero questi tre sfruttare la superiorità numerica e quindi fare degli attacchi da lontano, quindi ci sono possibilità. Per Miceli invece ha una squadra a disposizione, anche se Valdato e Miceli sono velocisti e tante volte questa squadra dovrà lavorare per portare i loro uomini alla volata, come oggi per esempio. E dopo la disanima su quelli che l'anno scorso avevano ottenuto un ottimo piazzamento, parleremo poi dei capi storici del nostro ciclismo, Bugno e Chiappucci, ma sentiamo Gianni Cerqueti. Da diversi chilometri la Festina in testa al gruppo, Zulle vuole i suoi uomini davanti, è un chiaro segnale naturalmente della volontà di tenere sotto controllo la corsa. Mi aveva sorpreso in precedenza l'assenza di uomini della Ballan al comando, nelle posizioni di vertice. Stamattina ho parlato a lungo con Miozzo, direttore sportivo della Ballana, che ripone grande fiducia nelle possibilità di Leoni, e negli ultimi chilometri abbiamo visto in avanti anche Finco della Ballana numero 33. Nel frattempo si è messo il caschetto Calcaterra, il numero 4 della Saeco, che in pratica senza soluzioni di continuità da decine di chilometri si trova nelle posizioni di vertice, un lavoro davvero straordinario da parte di Calcaterra. Tede Zan. Ed ecco la maglia rosa di Zulle, che a questo punto è impegnato in una duplice fase tattica, e cioè controllare la corsa, evitare che ci siano delle fughe, ma secondo me ci sono già le squadre dei velocisti che saranno sicuramente impegnate in questo lavoro, ma soprattutto per Wurst, che sicuramente sarà protagonista in volata. Bulbarelli. Segnalo una riunione, una mini riunione in corsa tra tre atleti della Saeco, che dovrebbero essere gli atleti appunto che porteranno Cipollini alla volata, ovvero Fagnini, Padrnos e Scirea. Sono in coda al gruppo e da diversi minuti parlottano tra loro. Forse stanno pensando alla tattica da adottare in vista dello sprint. Sono affiancati Fagnini, Padrnos e Scirea. E la telecamera li sta appunto inquadrando, eccoli qua. Allora, break pubblicitario, poi con Cassani parleremo di questa chiacchierata, della tattica che userà nello sprint la Saeco e sulle possibilità di Bugno e di Chiappucci. Spot pubblicitario. Thank you.
25 chilometri alla conclusione, gruppo compatto, una precisazione tecnica, quel triangolino che vedevate sulla sella del corridore non è un ricevitore ma è un trasmettitore video a microonde verso l'elicottero che fa da ponte. Allora, la tattica della Saeco. La Saeco, la mattina naturalmente ci sono le solite riunioni e si stabilisce più o meno la tattica. Solo che quando si arriva a 20-30 km dal traguardo bisogna naturalmente fare le eventuali correzioni. Perché? Perché Cipollini di solito viene guidato da Fagnini, che è l'ultimo uomo, quello che lancia la volata. Prima di Fagnini dovrebbe esserci Scirea, prima di Scirea Patmos, questo treno della Saeco. Solo che quando si arriva a 20-30 km dal traguardo ognuno dice come sta, perché se uno sta male, se sta poco bene, naturalmente deve essere sostituito e quindi diventa una correzione della tattica della mattina e proprio qui a 20 km dal traguardo si stabilisce l'ordine degli uomini per poi pilotare Cipollini. Naturalmente anche questo sistema viene adottato da altre squadre che hanno uomini in grado di fare questo lavoro, perché bisogna essere corridori in grado di andare 60 orari. Prima abbiamo visto tirare squadre, poi a un certo punto queste hanno smesso quando è stata raggiunta la fuga, poi è subentrata la Festina. Perché? Perché gli uomini delle squadre, dei velocisti avevano compiuto il loro lavoro e la Festina era andata davanti con un'andatura inferiore per mantenere il gruppo compatto ed una velocità comunque sostenuta, però non a tutta, era giusto un mantenere una certa velocità per dare in modo a altri di non scattare. Gruppo compatto a 22 km dalla conclusione di questa terza tappa, Rapallo Forte dei Marmi 196 km, ma sentiamo lo stratega della Saeco cosa ha da dirci. Linea Bulbarelli. E sono con Antonio Salutini, direttore sportivo della Saeco, cui chiedo appunto spiegazioni su Fagnini, Padrnos e Scirea che parlottavano in coda al gruppo. C'è qualche cambiamento in vista dello sprint? No, diciamo di no, perché loro sono tutti gli uomini che dovranno aprire la pista a Mario agli ultimi 5-6 chilometri. Quindi tutto confermato rispetto ai piani di stamani. E abbiamo parlato di Mariano Piccoli, questo trentino che sta veramente facendo fuoco e fiamme. Naturalmente la formazione della Brescia Liquigas spera proprio grazie a Piccoli e a Sgambelluri e agli altri della formazione diretta da Bordonali di ottenere la wild card per partecipare al Tour de France. Erano già sicuri di essere inseriti nel Tour de France, poi c'è stato un cambiamento di regolamento e la formazione che ha in Bordonali e Zandegu i vertici tecnici si è vista retrocedere dal 16° al 25° posto. Quindi Piccoli sta facendo veramente fuoco e fiamme. Piccoli che è primo anche nella classifica generale del corridore più combattivo e nella classifica generale Azzurri d'Italia. C'è questo premio appunto offerto dall'Associazione Azzurri d'Italia. Stanno rimontando gli uomini della Saeco, lo chiediamo a Cerquetti. Ma in questo momento tra i primi 15 non ci sono elementi della Saeco, molto attiva la Riso Scotti Aiva che è al comando del gruppo. A te la linea. Ed eccoci appunto con gli uomini della Riso Scotti. Minali, intanto vediamo, ci sono delle discussioni. È Cenghialta, l'uomo più esperto, a 36 anni probabilmente, ha detto ai suoi uomini: ma cosa date a tirare adesso, mancano ancora 20-25 km, bisogna risparmiare perché stare davanti si spende molto, e probabilmente ha ammonito i propri uomini che con troppa generosità si erano portati al comando. Vedete proprio inquadrato adesso Guidi invece, maglia azzurra. Guidi che ieri si è sentito male, aveva problemi di stomaco, problemi di pancia, aveva dormito pochissimo, difatti sul Berta si è staccato ed è arrivato con 7-8 minuti al traguardo. Io penso che oggi non sarà in grado di fare la volata che potrebbe essere fatta invece dal suo compagno Martinello che è un ottimo pistarda, ha vinto tappe al Giro d'Italia, ha indossato anche la maglia rosa 2 anni fa quando il Giro partì dalla Grecia e oggi potrebbe tentare anche lui le proprie chance. Intanto abbiamo visto che Calcaterra ha incominciato a portarsi nelle prime posizioni, questo è il campione d'Italia Faresini. Ecco, gli uomini della Saeco incominciano a portarsi testa, fanno tutti quadrato intorno a Cipollini. Infatti vedete proprio, c'è Scirea davanti col numero 5, col numero 3 vedete Fagnini, sono quelli che devono proprio pilotarlo negli ultimi 1000 metri.
Abbiamo visto invece Calcaterra che si sta sacrificando adesso, ci sono corridori che vengono impiegati prima, invece Fagnini e Scirea probabilmente non li vedremo prima degli ultimi due chilometri. Riepiloghiamo le varie classifiche generali, Zulle maglia rosa, vale a dire primo nella classifica generale a tempi, Guidi maglia azzurra, primo nella classifica dell'Intergiro. Ricordiamo che ogni traguardo prevede 6 secondi di abbuono al primo, 4 e 2. Poi la maglia ciclabino, quella a punti che è sulle spalle di Piccoli, quella verde, quella del Gran Premio della Montagna, ex aequo Bettini e Bruseghin, la maglia è sulle spalle di Bruseghin, ma grazie allo sprint di oggi Bettini è riuscito ad impossessarsi della maglia verde, mentre la regia vi ripropone la classifica generale per quanto concerne le prime 10 posizioni, classifica generale che si è delineata col cronoprologo, mentre eccoci con gli uomini della Saecco in testa al gruppo. Allora Cerqueti, siamo proprio vicini all'uomo che sta in testa al gruppo in questo momento, si tratta di Doran Roux della TVM, il francese. Dietro c'è Calcaterra, davvero instancabile. Abbiamo visto poi anche Larsen e anche i Vangotti della Saecco adesso nelle posizioni di vertice. A te Adriano. E abbiamo visto Bo Larsen con quella maglia di campione danese che tanto piaceva a Bjarne Riis, la portava perfino in allenamento, l'ha persa, ma mi sembra che Bjarne Riis quest'anno abbia perso completamente condizione e testa per molti problemi familiari. Sì, alcuni problemi familiari, però è convintissimo di poter ripetere il successo al Tour de France, ha partecipato alla Corsa della Pace, una volta la più classica, la più importante gara dilettantistica, ora invece è diventata Corsa Open. TVM in testa il campione danese, il loro velocista è Blay Lemmens che però lamenta qualche problema. Problema, lui è riuscito a arrivare, tanto vedete proprio cosa sta dicendo il compagno di squadra alla, gli dice praticamente di tirare regolare, di non esagerare, di girare insieme agli altri, ma di non fare troppo. Non si sanno le esatte condizioni fisiche di Blay Lemmens che all'ultimo momento era stato inserito nella squadra per il Giro d'Italia, all'ultimo momento sembrava che non dovesse più partecipare, all'ultimo momento invece ce lo siamo visti. Mancano 20 km al traguardo, gruppo compatto, ma io vorrei ritornare prima che non se ne parli in seguito. Riusciranno i nostri eroi Bugno e Chiappucci a tenere alto il passato, a dimostrare di essere che l'antico valore non è ancora morto? È difficile per loro, stanno facendo l'impossibile per mettersi in evidenza. Bugno è andato forte nelle ultime gare, Chiappucci un po' meno, anche se bisogna ammettere che è un corridore che ha bisogno di corse, ha bisogno di fare tanti chilometri per trovare la buona condizione, e quindi può darsi che nelle prossime tappe li vedremo entrambi davanti, anche se Bugno ha un compito particolare che è quello di portare Tonkov alla vittoria. Antonio, abbiamo visto in prima posizione Laurent Roux che ha lanciato la moda delle mesh bionde sui capelli, mentre attenzione, guardate, gli uomini della Kelm si stanno portando in prima posizione per lanciare, evidentemente l'appetito viene mangiando, per lanciare un nuovo sprint per Edo. Cerqueti ci comunica che la velocità è sui 55 all'ora, gruppo compatto, 20 km alla conclusione, break pubblicitario. Ed eccoci appunto con gli uomini della Kelme, questa squadra che ha come direttore sportivo Alvaro Pino che vinse un Giro di Spagna, era considerato l'astro nascente, poi ha avuto tutta una serie di incidenti, ha smesso di correre, è diventato prima opinionista e poi direttore sportivo. Devo dire che la Kelme, ecco qua appunto uno degli uomini della Kelme, Costa Brava, è la più antica formazione spagnola. Sì, è quella che è da più anni in campo professionistico, quasi 20, quindi un'affezionata. Tornando a Blay Lemmens, lui lamenta un problema a un polso, alla quattro giorni di Ganker che era caduto, e subito si pensava ad una frattura,
invece questa frattura non c'era e per questo è venuto al Giro d'Italia, però anche ieri lamentava dolore a questa mano, non riesce a tirare. Ecco qua allora Roux. E quindi diventa difficile per lui dare il massimo, anche se non si sa mai. Il fatto che i propri compagni tirino vuol dire che alla fine poi non è che stia così tanto male. Abbiamo parlato di Busto, già vincitore di una tappa al Giro, sentiamo Bulbarelli a proposito del tedesco. Ho chiesto notizie di Wust al direttore sportivo della Festina e mi è sembrato Russell molto pessimista riguardo alle condizioni del tedesco. Mi ha detto che si è svegliato con della tosse, ha avuto una bronchite alcuni giorni fa e il direttore sportivo mi ha detto sinceramente non so se se la sentirà di disputare lo sprint. La squadra sta lavorando per lui oggi ma non sta bene. Sei d'accordo sulla tesi di Russell? Sì, sono d'accordo, Wust non ha grosse chance di vincere qui, anche perché la squadra è focalizzata per la difesa, ma soprattutto per la conquista di questo, per la difesa della maglia rosa e per la conquista del Giro d'Italia, quindi non è che sprecherà energie per aiutare Wust, anche se l'anno scorso Wust vinse una tappa, però non c'era problemi di classifica. Intanto abbiamo visto anche tre o quattro uomini dell'ASICS davanti, ASICS CGA di Michele Bartoli. Adesso bisogna vedere se cercheranno di impostare la volata per Bartoli per guadagnare secondi di buono o invece se cercheranno di lanciare la volata di Colonna che è il velocista di questa squadra. C'è qui una grande bandiera della Juventus, non dimentichiamoci che Lippi è di queste parti. Vediamo che il vento soffia in senso favorevole alla marcia dei corridori. È un favorevole tre quarti, leggermente trasversale, però spinge i corridori e difatti sarà una volata velocissima. Prima perché sono 1200 metri completamente pianeggianti, asfalto fatto proprio da pochi giorni, e quindi sarà una volata da 53-11, una volata velocissima adatta a Mario Cipollini. Colonna all'attacco? Ma Colonna penso che sarà l'uomo della ASICS CGA per fare la volata, non penso che Bartoli si lanci in una volata del genere, quindi penso che stiano lavorando per lanciare Colonna che fra l'altro è toscano, quindi. Notizie dalla corsa, sentiamo i nostri due inviati. Siamo vicini alla testa della corsa, molto attivo, ma ormai possiamo dirlo per decine di chilometri, Brignoli della Riso Scotti Aiva, ora davanti anche diversi elementi della TVM, un po' tutte le squadre stanno cercando di prendere posizioni, viene occupata l'intera sede stradale, entriamo nel vivo davvero di questa tappa, Tede Zan. E abbiamo visto un primo piano di Bugno, ricordiamo che il circuito, ecco qua, con la maglia Ciclamino, piccoli che sprinta per i Gran Premi della Montagna, sprinta per i piazzamenti, per i punti, ed è anche nelle zone alte della classifica generale. Tanto abbiamo visto il casco di Piccoli, che è una via di mezzo tra il casco tradizionale, quello vecchio a strisce, e di caschi. Che c'è qualche protesta in gruppo. E di caschi nuovi, caschi. Per il surriscaldamento, perché quando fa molto caldo qualcuno può trovare fastidio nell'adottarlo, però sono così, anzi lancio una campagna pubblicitaria perché tutti devono adottare il casco, è fondamentale, importantissimo. A volte si esce in allenamento senza casco, ma penso sia la prima cosa da indossare, perché la prima cosa più importante è la salute, ed è più importante in allenamento che in corsa, perché in allenamento c'è il traffico aperto e quindi il casco è fondamentale per tutti quanti. 15 km alla conclusione, gruppo compatto, mini sport. Il circuito della Versilia è una tappa tradizionale nel Giro d'Italia. Nel 57 vinse Baldini, la tappa era cronometro, nel 58 Boni, nel 71 Basso, nel 72 Liberico Lasa, poi nel pomeriggio ci furono due manche a cronometro vinte rispettivamente da Merckx e da Svers. Nel 73 Rodriguez
E poi Gimondia cronometro nel 74, Sercula fase in linea, Merckx quella a cronometro nel 75, Battaglin a cronometro. A proposito di Battaglin, ricordiamo che quest'anno il campionato del mondo si disputerà in Olanda, a Maastricht, nel sud del Limburgo, a Maastricht dove vinse Raas e dove Battaglin venne brutalmente gettato per terra da Thurau. Sì, fu clamoroso prima di tutto perché Raas fece gran parte della corsa attaccato ai pantaloncini dei compagni di squadra. E dobbiamo dire che la televisione olandese fu sportivissima, puntualizzò, fece vedere tutti i tratti in cui Raas si aggrappava ai calzoncini dei compagni della nazionale olandese. E tornando alla volata finale, fu evidente proprio l'infrazione netta di Thurau che buttò letteralmente al tappeto Battaglin, che stava benissimo, non era considerato favorito perché era un uomo veloce, però dopo una corsa di 260-270 km a volte i pronostici vengono ribaltati. Gruppo compatto, ma sentiamo da Cerpetti se c'è qualche novità, se c'è qualcuno che si sta dimostrando più attivo in testa al gruppo. Senz'altro Adriano, Larsen ha impresso un'ulteriore accelerazione ad un'andatura davvero ragguardevole. Larsen con due elementi di squadra, ora se ne sono aggiunti altri due, dunque cinque corridori della TVM, ma c'è stata subito una risposta da parte della Saeco che dalla parte opposta della sede stradale si sta portando in avanti. TVM e Saeco in questo momento a te la linea. E vogliamo ricordare che Bo Larsen aveva iniziato la sua attività proprio da queste parti, abitava in Toscana e ha vinto anche una tappa al Giro del 96. Bo Larsen, lanciato da Fanini, che è un po' il talent scout di tutti i corridori danesi, Sørensen, Riis e Bo Larsen. Bo Larsen quest'anno lo vediamo sulla sinistra con la maglia di campione danese, mentre quell'altro campione che è in prima posizione è Lafis, campione svedese, altro atleta che ha iniziato la sua carriera agonistica su queste strade. Siamo ormai a meno di 15 km dalla conclusione di questa terza tappa, domani 20 maggio, mercoledì, quarta tappa. Da Viareggio a Monte Argentario, 239 km, una tappa pianeggiante lungo il litorale tirrenico a Porto Santo Stefano, praticamente la conclusione della tappa. C'è uno strappo nel finale, appoggio Fondoni da ripetere due volte a 20 km dal traguardo e a 5, quindi in poche parole anche domani una tappa per i velocisti. È una tappa però insidiosissima perché questo percorso è ricco di curve, c'è questa salitella di 3-4 km, poi in cima a 5 km dal traguardo questa discesa ripidissima, impegnativa e che termina praticamente in vista dell'ultimo chilometro. Non so se i velocisti riusciranno a disputare la volata o comunque se riusciranno a farlo dovranno andare un po' più forte in salita, quindi una tappa veramente spettacolare, molto bella da seguire. E come vedete il nostro regista per la trasmissione internazionale sta inquadrando il guerriero del massimo rappresentante della pittura colombiana, Botero. Ve l'avevo annunciato, naturalmente questo break culturale ci voleva. La TVM Farm Fritz, che è l'unica formazione olandese in gara, è diretta da quel Case Prim che viene considerato da tutti come il più pericoloso in corsa. Sì, fa delle manovre avventate, non macchina, ultima, naturalmente. Sì, non ultima l'Amstel Gold Race, ecco qua, quando tamponò Sunderland a 50 km dal traguardo. Sunderland che ha avuto un brutto incidente perché è stato operato d'urgenza alla testa, adesso sembra che stia abbastanza bene, però prima esagera un po' in queste manovre avventate. E intanto vediamo in testa la corsa il campione svedese Lafis, il campione danese Bo Larsen, entrambi della TVM, ma sentiamo se c'è qualche corridore in difficoltà in coda al gruppo Bulbarelli. Vi do alcune notizie, ho parlato con i direttori sportivi, confermo quello che avete detto riguardo all'ASICS CGA, oggi sarà Federico Colonna l'uomo per lo sprint. Dico il numero per aiutare i telespettatori, Colonna è il numero 26. Zandegu mi ha comunicato che per quanto riguarda la Brescialat tenteranno la volata Mariano Piccoli numero 43 e Giancarlo Raimondi numero 49.
Edo non ha compagni di squadra con caratteristiche per fare il cosiddetto treno. Ho parlato con Edo stamani, mi ha detto cercherò di aggregarmi a qualche treno di squadre forti per un piazzamento. A te la linea. E intanto vedete ancora la microcamera sulla bici di Armin Meyer che ci sta facendo vivere praticamente quello che avviene nel cuore di questa corsa. Edo ieri è stato particolarmente fortunato, l'arrivo era in leggera salita, ha potuto quindi sfruttare la sua progressione. Edo normalmente, ecco attenzione, c'è tutta la Saeco che si sta portando in testa in vista dei 10 km Bilisport. Otto chilometri alla conclusione, gruppo compatto, sempre gli uomini della TVM in testa a fare l'andatura, Lafis il campione svedese, Bo Larsen il campione danese, eccoli lì inquadrati in testa a scandire il passo. Non ti sembra che stiano lavorando un po' troppo a 8 km dalla conclusione gli uomini della TVM? Sì, un po' troppo, non so fino a che punto possa avere uomini Blyle Evans per condurlo nella volata finale. È una volata dove la squadra è fondamentale, importantissima, sono 1200 metri, rettilineo conclusivo, molto ampia la sede stradale, proprio per questo diventa importante avere compagni che ti conducono a questa volata. Cerpeti, cosa succede in testa? Mentre vedete che Alex Zulle ha da protestare. Cerpeti. Come si dice in gergo, sta davvero menando, cioè si sta impegnando al massimo la TVM, sempre Larsen che sta tirando ormai da 2-3 km, sei elementi della TVM, ma subito dietro c'è la Saeco in massa. Questa è l'ultima informazione della testa della corsa che ora lasciamo per andare al traguardo per l'intervista a Tede Zan. E mentre qui sul traguardo c'è ancora un caldo sole, aumenta il vento, negli ultimi chilometri incomincia a piovere. Gruppo compatto, mini spot. Ed eccoci sempre con la TVM in testa, ricordiamo che Blyle Evans alla Tour de France ottenne la prima vittoria proprio a Dunkerque su di un lungo rettilineo tipo quello di Forte dei Marmi con un vento che soffiava lateralmente. Può qualcuno tentare di uscire? No. Intanto vedete, attenzione, la guardia rossa di Cipollini comincia a portarsi in testa. È impossibile, vanno a 60 all'ora, quindi non vedo nessuno in grado di poter andare più forte, almeno in bicicletta. Quindi volata col gruppo compatto, difatti vedete proprio adesso che il gruppo si sta allargando, perché c'è il lavoro di tutte le squadre, di tutti i treni di queste squadre che cercano di portarsi al comando. Vedete proprio sulla destra la Morevita Forsask, vedete la Riso Scotti poco più spostati, poi la TVM, è veramente un grosso lavoro da parte delle squadre, è veramente incredibile, anche perché questa gente, questi corridori devono guardare avanti, devono guardare indietro per vedere dove sono i loro velocisti, diventa veramente difficile fare tutto questo. E allora la Riso Scotti Awa in testa per lanciare lo sprint a Minali, mentre ora incominciano ad uscire anche i rossi intanto con il numero 58. Vedete questa azione di Pier Domenico che abbiamo visto alla Tirreno Adriatico, abbiamo visto al Giro del Trentino, tra i più battaglieri, attaccante nato, ecco un po' di pioggia sul gruppo che ormai è a quanti chilometri dalla conclusione? 5 chilometri al traguardo. 5 chilometri al traguardo per questa terza tappa che ci ha portati da Rapallo a Forte dei Marmi, vale a dire dalla Liguria alla Toscana, attraverso 196 chilometri senza difficoltà. Un festival dei velocisti oggi, festival dei velocisti anche domani. Armin Meyer è uno svizzero, un giovane svizzero che tra i dilettanti aveva fatto grosse cose, poi tra i professionisti però non ha mantenuto quello che aveva fatto tra i dilettanti. Ha fatto buone cose, è stato campione svizzero l'anno scorso, ha ottenuto diverse vittorie, però l'anno scorso alla Batik con Bombini non ha ottenuto nessun risultato e quest'anno
è andato nella festina, festina che tra i 9 partecipanti hanno vera proprio 4 svizzeri, Zulle naturalmente capitano, svizzero-tedesco come Meyer. Intanto vedete hanno svoltato 4 uomini della Saeco, adesso vedete sulla destra la Riso Scotti, vedete queste volate da parte dei gregari per portare i propri uomini davanti, proprio vedete Brignoli con Baldato e Minali, Minali che è anche lui un grande velocista, è Aggiano, penso Aggiano, corridore italiano che corre per una squadra spagnola, la Vitalizio Seguro, un corridore che tenta tantissime volte di scattare negli ultimi chilometri, un ottimo finisher, per oggi non ha nessuna possibilità perché vanno troppo forti. Aggiano e Ferigato, i due uomini, i due italiani nella Vitalizio Seguro Generali, la formazione iberica che ha fatto il suo esordio quest'anno tra i professionisti. Ecco, attenzione, ci sono parecchie maglie rosse in questo finale, c'è appunto la Vitalizio Seguro con Aggiano al comando, poi maglia rosso-nera per gli uomini di Amore Vita, maglia rossa per rossa con delle fasce bianche per la Saeco, è un festival di questo colore. Ecco, non possono sbagliarsi in volata, lanciare lo sprint ad un altro convinti che sia un compagno. Quello no, perché si conoscono talmente bene che per loro è molto più semplice. Alla televisione invece a volte, soprattutto con l'immagine dell'elicottero, possono confondersi le squadre, mentre siamo ormai a 3 km dalla conclusione. Adesso mi sembra che lasciano un po' troppo spazio ad Aggiano, ecco che però si stanno riportando sul battistrada. Ecco, come si lancia lo sprint con un rettilineo così lungo e così ampio? Allora, lo sprint viene lanciato prima perché a 1200 metri c'è questa curva ad angolo retto, però si proviene da una strada abbastanza stretta, molto più stretta. E quindi ci annunciano Forato Serpellini. E allora diventa importante essere lì davanti, perché adesso c'è questo lavoro delle squadre, adesso è la... Mi sembra è Velo che anche lui è un ottimo finisher, Velo che è anche che sta andando ben fortissimo. Piazzato in classifica generale, però fanno questi tentativi, però non è possibile andare via perché siamo a 2 chilometri dalla conclusione. E adesso ecco, si è portato in testa la Saeco, c'è Scirea, ma c'è con anche l'Amore Vita, Amore con la maglia Vita rosso-nera sulla sinistra, quindi Scirea ora è al comando. A questo punto il testa a testa dovrebbe essere tra Cipollini e Magnusson. Ecco, intanto vedete Minali che segue come un'ombra Baldato, sulla vedete destra. Sulla destra ha solo questo uomo, la Riso Scotti, per portare Minali, mentre adesso anche è un tentativo, è un corridore della Scrigno Gaerne, mi sembra c'è stata una caduta. Attenzione, mi sembra Riso Scotti, sì, mi sembra Baldato, mi sembra Brignoli anche un corridore. Eccoci con Zucchi. Simone Zucchi è adesso è veramente pericoloso, la velocità è sostenutissima, tutti vogliono andare davanti. Siamo intanto all'ultimo chilometro, ultimo chilometro. E c'è stato questo sbandamento. Ecco, portiamoci verso la balaustra per poter seguire questo sprint, uno sprint lanciato a 1 chilometro dalla conclusione. Vialone ancora disposti a ventaglio. Allora, te la senti di azzardare un pronostico? Allora, c'è Minali che è messo molto bene, c'è anche Strazzer, c'è anche, mi sembra, Cipollini, ma è ancora la Kelme con Edo che sta per lanciare la volata, ma ecco, è partito Baldato, con Minali a ruota. Allora, lancia lo sprint la Riso Scotti con Baldato, e Baldato che si rialza, ha lanciato Minali. Ed eccoci ormai con tutti sulla stessa linea, colpo di reni, Minali, Strazzer che dir si voglia, quindi uno sprint tutto veneto. Ecco appunto i due contendenti che si stringono la mano, mentre Minali nell'euforia dello sprint rischiava addirittura di essere coinvolto in una caduta. Minali, eccolo qua inquadrato. È stato bravissimo, ma io darei un grosso applauso a Baldato, l'ha lanciato in un modo perfetto,
l'ha portato proprio ai 150 metri e Minali, da grande velocista, ha sfruttato questa opportunità e vince per la seconda volta una tappa al Giro d'Italia. Gli era riuscito un paio di anni fa quando vinse la tappa di Taranto, mi pare. Bravo anche Strasser, che ha perso per pochi centimetri, mentre c'era anche un corridore della Scrigno Gaerne, mi sembrava Petacchi, però non ne sono sicuro. Tanto vedete proprio Petacchi, c'è, ecco, tanto la frattura, attenzione, perché ci potrebbe essere un conteggio di secondi tra il primo gruppo e il secondo, perché se il distacco supera i 16 metri vengono conteggiati i secondi. Ed ecco che la regia ci ripropone lo sprint, qualche mano si alza, è stato un corridore della Kelme che ha tentato di lanciare all'americana Ed un po' in ritardo, ecco vedete al centro Strasser con la maglia gialla. Anche Razzi, vedete proprio Razzi col casco rosso e strisciato di bianco che sta lottando, però ecco, Minali. Ecco, Minali è, lo vedete già, nettamente primo. Strasser prende la scia di Minali che l'anno scorso aveva vinto due tappe al Tour de France e tra le due tappe c'era anche la più ambita, l'ultima sui Campi, ecco, intanto Elisi, ha vinto due Parigi Tour e ha piazzato la botta vincente. Ecco, vedete Razzi sulla destra, Minali che esce molto bene al centro, Strasser che è sulla scia, vedete anche Blyleven sulla sinistra con la maglia gialla. In ritardo Blyleven col berrettino giallo sulla sinistra, maglia gialla. Tinello sulla destra con la maglia gialla della Polti. Poi Strasser, vedete che Razzi si pianta un po', non ce la fa più, ed esce molto bene Strasser sulla sinistra con la maglia blu, però non ce la fa, è troppo tardi, il traguardo è proprio lì e vince Minali con pochi centimetri su Strasser, poi Petacchi, Razzi e poi vediamo anche Martinello. Ha rischiato molto Minali perché non si era accorto del recupero di Strasser. Intanto dobbiamo dire bravo a Emanuele Bombini. Aveva puntato su questa formazione, una formazione di giovani, naturalmente anche lui deve fare i conti con il budget, aveva puntato su questa formazione di giovani con due leader, Minali e Baldato. Ha centrato nettamente la scelta tattica e Minali e Baldato hanno fatto veramente ottime cose. Allora, Minali 4 ore 44 primi 34 secondi per coprire i 196 chilometri alla media di 41,326. Adesso, allora subito intervista a Minali. Siamo in diretta con Nicola Minali, un grande successo che credo vale doppio anche perché ottenuto nella terra di Cipollini. Ma questo non vuol dire niente, io sono contento perché sono riuscito a vincere, devo ringraziare la squadra, è andata bene. Allora, raccontaci bene come sono andati gli ultimi metri, come è stato impostato questo sprint. Ma mi ha pilotato bene Cenghiata e Baldato. E Baldato purtroppo è dovuto uscire lungo, io anch'io sono dovuto partire più di 200 metri. Ho tenuto bene Strasser e ho vinto di poco, ma ho vinto. Baldato un lavoro eccellente. Sì, ma tutti, Baldato, Brugnara, Cenghiata, Brignoli, Palumbo, tutti i miei compagni. Un successo da dividere con tutta la squadra. Cosa significa allora questa affermazione in prospettiva 81esima edizione del Giro? Un grande successo, sei in questo momento lo sprinter più forte? Ma sono per il momento quello che ha vinto una volata. Vincere il Giro è sempre importante, per me la seconda volta, avevo vinto anche nel 94 e niente, sono contento, spero di andare avanti così. A te De Zan. Allora, veronese d'Isola della Scala, Nicola Minali, mentre ringraziamo il servizio informazioni che ci ha prontamente segnalato che i quattro corridori rimasti coinvolti nella caduta, dobbiamo dire che però tutti e quattro hanno ripreso e hanno regolarmente tagliato il traguardo, sono Zucchi, lo spagnolo Ochoa, Leporati e Brignoli. Ha giustamente fatto presente Davide Cassani che la giuria può far scattare il cronometro se riesce a prendere il distacco tra il primo e il secondo gruppo. Da Enrico Fagnani, dal professore Enrico Fagnani, vorremmo sapere se ci sono stati dei cambi di cronometraggio oppure se la giuria ha cronometrato
tutti i corridori con lo stesso tempo. Anche perché la caduta mi sembra sia venuta prima dell'ultimo chilometro. Il regolamento infatti dice che vengono presi tutti con lo stesso tempo se la caduta è nell'ultimo chilometro. Allora, se lasciamo che Radio Informazioni chieda lumi alla giuria, mentre vi ricordiamo che al termine della telecronaca diretta Claudio Ferretti manderà in onda il processo alla tappa. Una giornata intensissima per questo Giro d'Italia, la mattina a partire dalle ore 11. Vuoi riepilogare tu le varie trasmissioni mentre io seguo cosa ha deciso la giuria? Sì, alle 11. Allora, un attimo. Sì, poiché la caduta è avvenuta prima dell'ultimo chilometro, verranno conteggiati i secondi di ritardo. Anzi, sembra che la maglia rosa abbia preso qualche secondo di ritardo. Quindi potrebbe anche cambiare la maglia rosa. Bisogna aspettare il responso ufficiale dei cronometristi. E a questo punto, se Gianni è sulla linea del traguardo, se riuscisse a sapere qualcosa di più preciso. Perché ci informano che Gonciar era nel primo gruppo, mentre Zulle nel secondo. Quindi potrebbe esserci un cambio di maglia rosa, però appunto è tutto... Suspense finale, noi ne approfittiamo. Ecco Gianni, a te la linea. Siamo con Castellano che ci dà un'informazione sul punto esatto in cui è avvenuta la caduta. Il presidente di giuria mi ha informato che la caduta è avvenuta prima dell'ultimo chilometro, quindi il gruppo di Zulle viene accreditato del tempo reale, si sta sviluppando il fotofinish del primo gruppo per vedere chi erano i corridori presenti in quel gruppo. E quindi c'è il serio rischio che Zulle possa aver perso la maglia rosa, a te la linea. Il primo gruppo sicuramente ha preso la maglia Gonciar. Ok. Allora, mentre noi siamo qui in collegamento giuria Radio Informazioni per sapere quali sono le ultime novità, noi, e mi rivolgo a Giovanni Bruno per sapere in cuffia se continuiamo il collegamento oppure se per sapere qualche cosa di più preciso circa il cambiamento della maglia rosa dopo aver parlato della tappa di domani, passiamo la linea a Ferretti per poi darvi in diretta nel processo alla tappa eventuali cambiamenti. Allora, la tappa di domani, quarta della serie da Viareggio a Monte Argentario. Sono 239 i chilometri, completamente pianeggiante i primi 210, poi questo doppio passaggio a Porto Santo Stefano con la salita di Poggio Fondoni, il primo passaggio valevole per il Gran Premio della Montagna, finale molto difficile, tecnico. Ecco, giusta la precisazione, un finale tecnico. Monte Argentario si fa per dire perché l'arrivo è a Porto Santo Stefano sul litorale tirrenico, però ci sono queste due insidie, questo strappo finale di Poggio Fondoni a 20 km dal traguardo la prima volta e a 5 la seconda volta. Allora Minali, Strazzer, Arazzi, Petacchi, Martinello, i primi 5 dell'ordine d'arrivo, 196 km percorsi in 4 ore, 44 primi, 34 secondi, con una media notevole di 41 e 326. E adesso attendiamo di sapere, stanno riguardando il finale, mentre ecco che la regia ci ripropone Minali, Strazzera, Razzi, Petacchi e Martinello. A proposito di Martinello, quale può essere il ruolo del pluricampione del mondo in pista? Ma il suo ruolo è quello di velocista della squadra, purtroppo Guidi non sta benissimo, è stato male nella giornata di ieri e quindi lui è subentrato come velocista principale. Viene da una stagione intensissima, ha partecipato a tutta la stagione delle sei giorni, veniva da una stagione su strada piena e quindi potrebbe accusare un leggero calo fisico, però è veramente motivato, ha una grande grinta e difatti l'abbiamo visto lottare. Io penso che la maglia rosa dovrebbe finire sulle spalle di Gonciar, che è stato segnalato nel primo gruppo, mentre Zulle era nel secondo. C'era qualche secondo tra il primo e il secondo gruppo,
Mi è sembrato di vedere anche Bartoli nel primo gruppo e quindi potrebbe passare in seconda posizione. Adesso bisogna vedere se i vari Tonkov, Gotti, Pantani, bisogna vedere dove erano posizionati, però ho il timore che tutti fossero nella seconda parte del gruppo, perché di solito questi corridori negli ultimi chilometri lasciano le prime posizioni perché c'è una grande battaglia e rimangono nella pancia ma del gruppo. Ma sentiamo se Gianni Cerquetti ha qualche notizia. Intanto vi posso dare l'ordine d'arrivo ufficiale per quanto riguarda i primi cinque: Minali, Strazzer, Arazzi, Petacchi e Martinello. Ora si sta ancora leggendo il photo finish, si sta ripassando tutto il filmato per accertare l'esistenza di questa frattura nel gruppo che potrebbe costare la maglia rosa azzurra. A te la linea. E a proposito di questa frattura, noi potremmo rivedere lo sprint proprio con la telecamera che inquadrava il rettilineo finale e potremo anche quantificare il distacco. Allora sentiamo da radio informazioni, no, perlomeno quantifichiamo il distacco tra il primo e il secondo gruppo, mentre naturalmente in attesa di avere notizie che riguardano la classifica generale che potrebbe anche mutare per colpa di quella caduta che è avvenuta prima dell'ultimo chilometro. Ricordiamo sempre che il regolamento prevede che in caso di cadute o di incidenti nell'ultimo chilometro tutti vengono accreditati dello stesso tempo del primo classificato. Qui invece la caduta è avvenuta poco prima dell'ultimo chilometro, quindi naturalmente, mentre ecco qua Minali, allora ecco intanto la serie delle premiazioni, vengono consegnate le varie maglie. Ora è quella azzurra dell'Intergiro a Guidi, poi seguirà quella del Gran Premio della Montagna che passa sulle spalle di Bettini e poi il giallo verrà svelato perché dovranno consegnare la maglia rosa. Quindi ancora tempi brevi per la giuria che deve in poco tempo decidere quanti secondi c'erano tra il primo e il secondo gruppo e se Gonciar era rimasto nel primo gruppo e Zulle nel secondo. Sì, dovranno riguardare il photo finish, prendere giù tutti i corridori inseriti nel primo gruppo e quindi stilare una classifica almeno per quanto riguarda i primi due. Minali era lontano in classifica generale, Strasser uguale, quindi gli abbuoni non avrebbero portato i cambiamenti in classifica generale, solamente la caduta che io penso possa quantificarsi in 15-20 secondi il distacco, perché il tempo comincia quando taglia il traguardo il primo corridore del primo gruppo. Novità Gianni? Abbiamo raccolto un'indiscrezione, Gonciar 29esimo, quindi fa parte del primo gruppo, sembra proprio che questa frattura ci sia, sempre più pericolante dunque la maglia rosa di Zulle, ma attendiamo la conferma ufficiale, a te la linea. Ed ecco che la regia ci ripropone ancora lo sprint, Minali, Strazzer, Arazzi, Petacchi, Martinello, poi Raimondi, Colonna, Magnusson, Bly Levens e Spruck i primi 10, mentre ecco Mariano Piccoli con la maglia Ciclamino della classifica punti, 196 km, 4 ore, 44 primi, 34 secondi, 41 e 326. Continua la serie delle premiazioni, continua la serie delle docce ai fotografi e al pubblico che ha invaso la strada. Vediamo che viene coinvolto in questa doccia anche Felice Gimondi, mentre ecco l'ordine d'arrivo di questa tappa: Minali, Strazzer, Arazzi, Petacchi, Martinello, Raimondi, Colonna, Magnusson, Bly Levens e il polacco Spruck. Ordine d'arrivo che conferma quanto già vi avevamo detto. Mentre Davide Cassani si sta preparando per correre al processo di Ferretti. Allora, vuoi riepilogare quali sono gli appuntamenti di domani, visto che abbiamo ancora qualche minuto, questa attesa, questa suspense? Allora, un attimo, Gonciar maglia rosa ci comunica Radio Informazioni. Gianni. Proprio qui dalla giuria mi hanno detto che Gonciar è la nuova maglia rosa.
stanno ancora completando la lettura del film, ma la frattura esiste e di quel tanto che basta Gonchar per prendere la maglia rosa. Sergei Gonchar, ucraino, a te la linea. E allora mentre vedete alla premiazione Bettini che veste la maglia verde del Gran Premio della Montagna, l'ordine d'arrivo: Minali, Strazzer, Arazzi, Petacchi, Martinello, Raimondi, Colonna, Magnusson, Blylevin, Spruch, 41.326 la media di questa tappa. La maglia rosa passa dalle spalle di Alex Zulle a quelle dell'ucraino Gonchar. Una caduta ha praticamente spezzato in due il gruppo prima del fatidico ultimo chilometro. Con questa inquadratura, con l'inquadratura della volata, concludiamo ricordandovi che domani quarta tappa da Viareggio a Monte Argentario, 239 chilometri. Linea al processo alla tappa.